Ciao a tutti, oggi noi impareremo a fare un fiore con quattro grandi e quattro piccole petali. Per iniziare, per fare questo lavoro, a noi servirà filato e uncinetto e la grandezza del fiore dipenderà anche di filato che userete. Questo fiore fa parte di Iris Crochet, ma è ottimo anche per decorare qualsiasi lavoro che avete fatto, come nel mio caso è una cuffia. E come si vede. Adesso vi faccio vedere come si fa. Iniziamo il lavoro avviando 12 catenelle e le chiudiamo nel cerchio. Chiudiamo sempre con una maglia bassissima. E adesso cominciamo a lavorare attorno al cerchio facendo 23 maglie basse. Facciamo una catenella per iniziare il giro e facciamo 23 maglie basse in dentro del nostro cerchio. Dopo aver fatto 23 maglie basse, chiudiamo questo giro entrando nella prima catenella dell'inizio del giro con una maglia bassissima e chiudiamo in questa maniera. Adesso possiamo passare a iniziare il secondo giro. Il secondo giro sarà la base per creare i nostri petali. Facciamo 3 catenelle e facciamo una maglia altissima nello stesso punto. Così. Adesso facciamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e con queste 6 catenelle creiamo un arco di 6 catenelle e adesso facciamo una maglia con 3 gettate. Ho gettato il filo 3 volte sull'uncinetto, salto 2 maglie di base e nella terza faccio questa maglia con 3 gettate, non terminata, così, e nello stesso punto faccio un'altra maglia con 3 gettate, non terminata, 1, 2 e 3. Adesso vediamo che sono rimaste 3 maglie sul mio uncinetto e io queste 3 maglie le chiudo insieme in questa maniera. Facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Saltiamo 2 maglie di base e nella terza, che è questa qua, facciamo una maglia altissima, non finita. Adesso nello stesso punto facciamo un'altra maglia uguale. E adesso queste 3 maglie che sono rimaste sull'uncinetto le chiudiamo tutti insieme. E così vi spiego. Questa coppia di maglie altissime servirà alla base del petalo piccolo. Invece questa coppia composta da una maglia con 3 gettate sarà la base per un petalo grande. E adesso noi dobbiamo finire il giro in questa maniera, alternando coppia di maglie altissime e coppia di maglie con 3 gettate, con 6 catenelle in mezzo, saltando 2 maglie di base. Dopo aver fatto ultimo arco di 6 catenelle, chiudiamo giro entrando nel vertice di questa coppia di maglie altissime e chiudiamo con una maglia bassissima.
è questo che abbiamo ottenuto. In totale dobbiamo avere 8 arche. E adesso cominciamo a lavorare a creare il piccolo petalo. Allora, questo petalo lo possiamo così dividere in due, perché prima lavoriamo attorno a questa parte e poi attorno alla seconda parte. Facciamo 4 catenelle. 2, 3 e 4. Adesso io, per comodità, giro il mio lavoro per lavorare attorno a questa parte qua e faccio, getto 2 volte filo. Con uncinetto entro sotto queste catenelle e faccio prima maglia altissima non terminata. Faccio un'altra, seconda, e terza. Faccio tutte queste 3 maglie altissime, non sono state terminate. E adesso faccio 4 maglie alte, sempre prendendo filo qui, e anche queste non terminate. Prima, seconda, terza e quarta. Così ho fatto 3 maglie altissime non terminate e 4 maglie alte non terminate. Adesso getto ancora filo e devo fare un'altra maglia alta, però vi faccio vedere adesso da davanti del lavoro da dove devo entrare. Devo entrare in questo punto qua da rovescio. Ecco così e si vede bene. In questa maniera io faccio maglia alta. Tiro filo e faccio maglia alta. E adesso tutti questi fili che abbiamo sull'uncinetto li dobbiamo chiudere a 2. Getto filo, 2, 2, così forse si vede meglio, 2, altri 2, 2. Fino a quando sull'uncinetto non rimane ultima maglia. E in questa maniera abbiamo fatto la metà del nostro piccolo petalo. Adesso passiamo a lavorare attorno alla seconda metà e facciamo lo stesso lavoro. Giro per comodità il lavoro e faccio una maglia altissima non finita, la seconda maglia altissima la seconda maglia altissima non finita, getto 2 volte e la terza maglia altissima non finita e 4 maglie alte non finite, una, due, tre, quattro, come la stessa identica cosa come abbiamo fatto con questa metà. Adesso facciamo ancora questa maglia di chiusura, solo in questo caso io con uncinetto devo entrare sempre nello stesso punto, nel vertice, diciamo, da dove abbiamo fatto maglie altissime, solo in questo caso lo entro davanti al nostro lavoro.
tiro filo e faccio maglia alta e chiudo tutti questi mali che ho sull'uncinetto a due, piano, senza fretta, attentamente, sempre a due. Fino a quando non finisco che mi rimane ultima maglia. E così si presenta il nostro piccolo petalo. E per terminarlo facciamo picot. Faccio 3 catenelle. 3. Giro il mio lavoro. Cerco la quarta catenella. Entro e tiro con una maglia bassissima. E così è venuto anche un picco molto carino. Faccio 3 catenelle. 3. E adesso dobbiamo arrivare a fare il secondo petalo, che è il petalo grande. E dobbiamo lavorare attorno a questo arco di 6 catenelle. Noi facciamo 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E io sono arrivata a questa coppia di maglie altissime, gettate 3 volte, e entro con uncinetto nel vertice. E chiudo con una maglia bassissima. E adesso comincio a lavorare attorno al petalo grande. Faccio 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Giro il mio lavoro. Faccio getto 3 volte il filo e faccio una maglia gettata 3 volte non terminata. 1, 2 e 3. Ho fatto prima. Così faccio la seconda. 3. E in questa maniera faccio anche la terza. Vi voglio ripetere e ricordare che le maglie non devono essere terminate. Adesso faccio 3 maglie altissime. 1, 2, 3. E terza, anche queste maglie non sono state terminate. E faccio 3 maglie alte. Prima, seconda e terza. Voglio ripetere, ho fatto 3 maglie altissime gettate a filo 3 volte. 3 maglie altissime con 2 gettate e 3 maglie alte non terminate. Adesso getto ancora il filo e faccio come ho fatto col petalo precedente. Da rovescio del lavoro entro in questo spazio che sarebbe, ecco che si vede bene. E faccio una maglia alta. Ok. E adesso tutti questi mali che abbiamo su uncinetto li chiudiamo a due.
senza fretta. Giriamo il lavoro e vi faccio vedere. Questa è la metà del nostro petalo grande e la seconda metà lo facciamo in modo spicolare. Giro il mio lavoro per comodità. Ecco, getto 3 volte il filo e faccio questa maglia altissima non terminata, una, seconda, terza. Getto 2 volte filo e faccio 3 maglie altissime. Prima, seconda e terza. Ok, adesso faccio 3 maglie alte. Prima, seconda e terza. Getto ancora il filo e devo chiudere il nostro petalo, entrando sempre in questo spazio qui, che lo faccio vedere bene, da parte davanti del lavoro, vedete? Tiro il filo e faccio maglia, una maglia. Ok. Adesso questa maglia, scusate, che la devo rifare. Entro. Ecco qua, fatto. E adesso tutti questi mali, come abbiamo fatto prima, li chiudiamo a due. 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 2, 2, 2. Ho chiuso tutti i mali a 2. Adesso faccio picco. Faccio 3 catenelle. E 3. Giro il lavoro, cerco la quinta catenella, faccio 3. Ok, questa qua. Entro e con maglia bassissima chiudo. Adesso faccio 4 catenelle, 3 e 4, e devo lavorare al torno arco successivo, come abbiamo fatto anche prima. 6 maglie basse, chiudo e comincio a lavorare il petalo piccolo, e così li facciamo tutto il giro uguale. Petalo piccolo e petalo grande. Ho ricoperto l'ultimo archetto.
con 6 maglie basse e adesso devo chiudere ultima maglia. Cerchiamo il vertice da quale già, siamo già entrate all'inizio e chiudiamo con una maglia bassissima. E così si presenta il nostro fiore. Lo aggiustiamo un pochino in questa maniera. E così si presenta da rovescio. Adesso possiamo tirare questa codina per stringere un pochino il foro centrale e decorare a piacere. Io ho fatto questo centro così voluminoso. E lo blocco dopo. Volendo si può mettere o una perla o anche un bottone. Spero che il video vi è stato chiaro, che vi è piaciuto e ci vediamo presto. Ciao ciao.